Buonasera, grazie a tutti di essere qui stasera. Grazie a tutti voi e a quanti parteciperanno assieme a noi a quelle che sono le potenzialità di linguaggio non solo estetico, ma anche di contenuto. Perché io credo in questa città, perché voglio spendermi assieme a questa squadra per questa città, assieme a tutti voi. La festa dell'elettorato volge al termine. Abbiamo assistito a show di comici che quando facevano i comici facevano ridere. Adesso non suscitano più ilarità da politici. Abbiamo assistito ad uno spettacolo denigratorio da parte di un uomo che è un importante storico dell'arte e che si permette di denigrare in un solo colpo le nostre tradizioni e la nostra cultura. Ha parlato male non solo dell'ognomone che è opinabile, ma delle statue che rappresentano i sestieri, che sono la nostra cultura, quella che i nostri padri ci hanno tramandato. E io da cittadina granmichelese, da assessore alla cultura, mi indigno. Non possiamo rimanere contenti di queste espressioni. Dobbiamo indignarci. Non possiamo permettere agli altri di giudicarci secondo le loro logiche. Anche perché in un momento così difficile, così delicato, dobbiamo pensare ai bisogni della gente, concretamente, a dare le risposte, non agli gnomoni alle statue. Queste sono cose magari opinabili, magari a cui bisogna pensare, ma non sono la priorità. Noi dobbiamo cercare di essere noi stessi, di ripartire dal territorio per fare sviluppo. Cercare di avere e di fare squadra, e noi siamo una squadra vincente, una squadra capace di pensare, di progettare, di fare determinate cose. In questo momento sto leggendo un libro che si chiama La felicità della democrazia. Cos'è per noi la felicità della democrazia? Se non dare voce a chi non ne ha, voce ai deboli. Togliere il potere ai potenti e darlo ai deboli. Dare fiducia agli sfiduciati in un momento in cui la crisi economica attanaglia tutti. Dobbiamo partire dal territorio e nel territorio, del territorio faremo il nostro punto di forza. E per questo abbiamo pensato che noi ci muoveremo su tre filoni fondamentali. Organizzare, progettare e implementare. Organizzare perché partiremo dall'organizzazione della macchina amministrativa, perché è il primo step da cui partire per organizzare a caduta tutti gli altri servizi. Progettare perché siamo una squadra capace di progettare, perché riusciamo a metterci assieme, a mettere insieme le professionalità migliori, a confrontarci, a pensare sempre a quello che serve alla gente. Progettiamo perché al centro delle nostre politiche sociali c'è la famiglia nella sua interezza, la famiglia fatta di anziani, di adulti, di giovani, di lavoratori, di disoccupati, di gente che tutti i giorni si dibatte con la quotidianità, con i problemi della quotidianità. Sembra che io parli spesso nei miei discorsi degli anziani, ma c'è un motivo. I dati demografici ci dicono che la nostra popolazione anziana è in continua crescita e io stesso ho avuto una persona affetta da Alzheimer a casa e so quanto è difficile, come le famiglie spesso vengono lasciate da sole con questi problemi, e noi dobbiamo aiutarli progettando e valutando poi e verificando i risultati. Avremo progetti non solo per gli anziani affetti da Alzheimer, ma anche con patologie croniche,
Abbiamo un progetto che si chiama AFA, che significa attività fisica adattata, che è già stata sperimentata con ottimi risultati in altre regioni d'Italia. Ma penseremo ai giovani, che sono il motivo per cui qua siamo qui stasera, tutti insieme, tutti riuniti. Per i giovani abbiamo pensato a fare una politica seria, concreta, sperimentabile. Faremo delle iniziative di start-up, li avvicineremo all'imprenditorialità con il credito e il microcredito. Ormai è finita l'era del posto fisso, non ce ne sono più posti fissi per nessuno. Se vogliamo lavorare dobbiamo accompagnare i giovani in questo percorso difficile e l'amministrazione, un'amministrazione seria, deve fare questo e lo farà. Ebbene, passiamo all'ultima cosa, che è l'implementare. Implementare significa potenziare, ampliare i servizi che già ci sono. Noi siamo qui per costruire, non per distruggere. Dobbiamo cercare di migliorare quello che abbiamo e non distruggere facendo facile demagogia come fanno tanti. Noi abbiamo un territorio e siamo al centro di un territorio che ci invidiano tutti. Non so perché i gremichelesi abbiamo questo vizio di sottovalutare quello che abbiamo. Dobbiamo migliorare ogni giorno quel poco che abbiamo. Dobbiamo partire dall'agricoltura, dall'artigianato. Dobbiamo partire dai prodotti tipici, con il Born in Gran Michele, che si adatta sia ai prodotti gastronomici che ai manufatti artigianali, che sono il nostro biglietto da visita. Da qui ripartiremo. E adesso voglio dire, e mi avvio alla conclusione, un grazie a tutti quelli che durante questa campagna elettorale, con un sorriso, con un saluto, mi hanno dimostrato il loro affetto. Non pensavo di avere tanti amici a Gran Michele. Mi hanno sostenuto nei momenti più difficili, nei momenti in cui magari lo scoramento per lo stress, per la campagna elettorale stessa, un po' mi faceva scoraggiare. Grazie ai giovani e ai meno giovani. Ma se c'è un motivo per cui io sono qua stasera, sono i giovani. Un applauso per i giovani. Perché con il loro entusiasmo ci contagiano e ci consentono di passare bene i momenti, anche i più difficili, i meno facili. Grazie a tutti. E adesso mi avvio all'appello finale. Tante volte vi ho chiesto di scegliermi, stasera vi chiedo umilmente ma di votarmi, perché siamo una squadra vincente, siamo una squadra fatta di professionalità, di progettualità, di giovani, di meno giovani, di donne, di esperienze fresche che guardano al futuro. Non vogliamo fare dietrologia, vogliamo andare verso il futuro. Grazie a tutti e votateci, perché siamo l'unica vera proposta credibile per il cambiamento. Grazie. Buonasera, vorrei fare insieme a voi un ragionamento questa sera. Siamo alla chiusura della campagna elettorale. Io ho partecipato a questa campagna elettorale con passione, con impegno, e vi voglio rassegnare alcune mie riflessioni. La prima cosa che mi ha colpito di questa campagna elettorale, la prima cosa che mi ha colpito è la partecipazione. I cittadini di Gran Michele hanno deciso di partecipare, tutte le iniziative, tutte, sono state molto partecipate, come quella di stasera. Quindi la partecipazione è una delle questioni fondamentali della democrazia. E noi, quando andremo a guidare il comune di Gran Michele, non ci scorderemo di questa voglia di partecipazione dei cittadini. Ci rivedremo per fare le verifiche insieme ai cittadini. Perché la partecipazione è il primo ingrediente della democrazia. La seconda cosa che ho osservato è il senso di comunità. Gran Michele è una comunità,
Gran Michele è una città-comunità e la comunità lo dimostra il fatto che ognuno di noi che si è speso qui candidandosi, tutti i candidati, tutti i partecipanti, voi questa sera, abbiamo costruito questo comune, questa comunità. Comunità significa comunus, il munus è il dono, è quello che ognuno di noi gratuitamente dà agli altri. Più doniamo una parte di noi gratuitamente agli altri, più facciamo comunità. E io penso che questa campagna elettorale, questa grande partecipazione ci dice questo. Durante la campagna elettorale ho sentito tante persone che ci hanno detto: noi vogliamo dare qualcosa alla città gratuitamente. Molti hanno detto: vogliamo fare volontariato. Gli artigiani, gli imprenditori ci hanno detto: noi vogliamo partecipare allo sviluppo della città di Gran Michele, perché il lavoro lo creano le imprese. E infine, noi siamo una città moderna, siamo una città con un impianto urbanistico particolare, ma la nostra origine è Chetla, la nostra origine è greca, la polis, l'agorà. Questa piazza, grazie a questa campagna elettorale, è ritornata a essere viva, è ritornata a essere piena di gente, piena di partecipazione. Questa era la mia prima riflessione che voglio portare, e noi dobbiamo ricordarci di questa campagna elettorale. Poi voglio ricordare due slogan che ho portato avanti in tutta questa campagna elettorale, che è il senso della nostra coalizione, che si chiama Coalizione Civica per lo Sviluppo di Gran Michele. Noi siamo tutti consapevoli che viviamo una crisi straordinaria, questa è una crisi da guerra. Noi siamo la prima generazione, se ci riflettete, che non ha vissuto una guerra, ma stiamo vivendo una guerra finanziaria. Questa crisi è fortissima e colpisce i cittadini con la carenza del lavoro, con l'insicurezza dei servizi. Noi abbiamo detto: uniti contro la crisi, abbiamo unito i nostri mondi, abbiamo unito parti della parte laica di questa città, della parte di sinistra, della parte cattolica, democratica, che ci siamo messi insieme per il bene comune di questa città. Questo è il nostro progetto. Abbiamo messo da parte egoismi. La crisi è un pericolo, ma la crisi è anche un'opportunità. La crisi, dalle crisi si esce con una trasformazione radicale, e noi siamo qui per costruire una trasformazione insieme ai cittadini, perché questa trasformazione possa essere un'opportunità di sviluppo della nostra città. E adesso, dicevo nell'altro slogan, è tutta un'altra storia. Questa nostra coalizione è tutta un'altra storia. È tutta un'altra storia, è una storia di cambiamento. E allora, se è vero quello che vi sto dicendo, voi domenica e lunedì avete una grande opportunità di un cambiamento mai visto a Gran Michele: eleggere una donna alla guida della città di Gran Michele. Non c'è mai stato, è un dato di fatto, è una cosa nuova, e questo significa che stiamo imboccando la strada del cambiamento. Allora, e poi un'altra questione di cambiamento: noi abbiamo fatto una squadra che è prevalentemente fatta di giovani e di donne. Abbiamo avuto, penso, il buon senso, anche perché è venuto dalle primarie, di mettere me che posso mettere a servizio della città di Gran Michele la mia competenza, la mia esperienza. Con molta umiltà voglio dedicarmi a questa città portando tutta la mia esperienza. Dall'altro lato, cosa abbiamo visto? Vi voglio rassegnare quello che ho osservato, ma slogan. Allora, cosa ho osservato? Non so, voi pensateci, in questa campagna elettorale abbiamo sentito fino a poco fa una vecchia fotografia sbiadita e rancorosa che guarda al passato. Dall'altro lato, un'esperienza di una ragazza che si è candidata, un progetto velleitario. Grillo ci ha detto: noi aspiriamo ad avere un consigliere comunale, e noi questo consigliere comunale o questa consigliera comunale la metteremo a servizio della città.
Il terzo progetto, che ha suscitato un po' di interesse nella città e poi si è perso alla fine. Scusate, io lo riassumo così: provincialismo. Perché quando ci si dedica, quando ci si inchina di fronte a qualcuno che viene qui in questa città, che non conosce nessuno, che non conosce la nostra città, e viene a farci, già ne ha fatto danni in altre città, e lo nomina un assessore, e questo è provincialismo. Per questo vi dico, questo è la nostra, il nostro progetto è un progetto vero, concreto, che ha una storia, che guarda futuro. Allora, Luisa diceva, noi lavoriamo verso una dimensione strategica, verso una progettualità, e quando ci sono le crisi bisogna guardare gli aspetti di pericolo, i punti di debolezza, ma quando si costruisce il cambiamento, sia per gli individui che per una comunità, bisogna guardare i punti di forza, bisogna guardare le direzioni verso dove andare. Solitamente si fanno i piani strategici. Noi faremo un piano strategico per la città di Gran Michele, in rete con il Calatino, in rete con la Regione, in rete con l'Unione Europea. Un piano strategico dove saranno coinvolte tutti i cittadini che vogliono partecipare. Un piano strategico che trasformerà questa città in quello che già in questa campagna elettorale è diventata. Già questa campagna elettorale è diventata una città digitale. Noi abbiamo iniziato a registrare i comizi, abbiamo iniziato a registrare le iniziative, tutti su internet, siete andati a vederveli, a migliaia. Vi posso comunicare che il comizio di apertura l'hanno visto più di 700 persone in internet. Questa è una cosa, se ci riflettiamo, straordinaria, seppure uno strumento 700, oltre 800 mi dice, oltre 800. Quindi vedete, noi dobbiamo, nel nostro programma abbiamo parlato di una parola che si chiama Smart City, cioè significa la città intelligente, la città che pensa, che ragiona, che progetta. Allora io ho pensato questo: noi dobbiamo fare un piano strategico per la città che guarda a 6 punti, li riassumo brevemente. Il primo punto su cui noi dobbiamo insistere, il nostro punto di forza, la nostra città, la nostra storia, è l'agricoltura. L'agricoltura legata ai prodotti tipici, l'agricoltura legata alle arance. Lottare la tristezza, questa malattia che ha colpito le nostre arance, però diversificare l'olio, i prodotti tipici. E se ci permettete, i cudurelli. L'anima della nostra cultura. Perché dobbiamo promuovere insieme ai prodotti dell'agricoltura la trasformazione dell'agricoltura. E nella nostra città ci sono agriturismi, ci sono aziende che trasformano i prodotti agricoli, ci sono aziende che dall'agricoltura sono diventate piccole industrie di trasformazione agroalimentare. Questo è il primo punto. Il secondo punto è l'artigianato. È un'altra cosa importante della nostra città. I nostri artigiani ogni mattina si alzano, vanno fuori a lavorare e poi tornano in questa città. Noi abbiamo parlato di un artigianato evoluto che va verso la piccola industria, la piccola, la media impresa, e quindi insieme a loro dobbiamo lavorare all'innovazione, alla formazione, alla ricerca, al credito. Poi il turismo culturale. Guardate che questa è una cosa che noi usciamo da questa crisi anche attraverso, mettendo insieme queste trasformazioni attraverso il turismo culturale. Questa nostra città è unica al mondo, l'hanno detto anche quelli che sono venuti da fuori, ma noi dobbiamo trasformare questa nostra città in un'occasione di lavoro, dobbiamo saperla vendere, saperla promuovere, saperne parlare bene. Dobbiamo cominciare a parlare bene sempre noi. La prima cosa che si fa quando si fa marketing territoriale è che noi dobbiamo parlare bene della nostra città, noi dobbiamo parlare bene di noi, noi includeremo tutti, noi valorizzeremo tutti i consiglieri comunali che saranno eletti nelle altre liste. E poi per finire i servizi, qualcuno ha parlato di abbassare le tasse, sì, noi abbasseremo le tasse gestendo i servizi in maniera oculata, in rete, nel consorzio dei comuni, l'acqua pubblica, i servizi ambientali, i piani tecnologici. Questo è possibile, abbassare le tasse con una gestione manageriale, con una gestione oculata. Come faremo, cara Luisa, come una buona
madre di famiglia sa fare, con i conti oculati, sapendo gestire bene il proprio comune. Infine i servizi sociali, l'abbiamo detto, i servizi sociali, noi svilupperemo molti servizi agli anziani, servizi domiciliari, servizi ai diversamente abili e soprattutto dedicheremo uno spazio enorme alle famiglie, ai minori a rischio. Dobbiamo lavorare, l'abbiamo scritto nel nostro programma, sull'adolescenza, dobbiamo prendere la sofferenza sin dall'inizio e infine la scuola e le famiglie. Allora finisco con questa battuta. Non lasceremo indietro nessuno. Cercheremo di sviluppare le nuove generazioni, sviluppare la creatività dei giovani. Metteremo a centro il nostro programma i giovani a sviluppare imprenditorialità, capacità di intrapresa. Quindi non ci dimenticheremo dei più deboli, ma svilupperemo la nostra capacità che è tipica del Gran Michelese, pragmatico, intelligente e intraprendente. Questa è la sfida del futuro. Per questo io vi dico e finisco. Abbiamo una grande possibilità questa volta, è la possibilità del cambiamento e la possibilità del cambiamento viene da questa squadra, viene da questo progetto, viene dalla lezione di Luisa Di Geronimo, primo sindaco della storia di Gran Michele, donna. Viva Gran Michele, viva la nostra coalizione per lo sviluppo di Gran Michele. Buonasera a tutti. Intanto è un piacere parlare da questo palco e vedere così tanta gente oggi che stiamo chiudendo la campagna elettorale. È un piacere perché, oltre ad essere ovviamente consapevole di un traguardo importante che abbiamo di fronte a noi, è un piacere perché sostengo con tutte le mie forze una donna che si chiama Luisa Di Geronimo, candidato sindaco di questa città e che è l'interprete, assieme agli altri, della coalizione, del cambiamento e del rinnovamento. Vedete, noi si vota anche negli altri comuni del Calatino, della provincia di Catania, si vota in circa 26 comuni, non in circa, in 26 comuni della provincia di Catania e credetemi non c'è una donna candidata a sindaco in questa tornata elettorale. E io credo che noi, così come siamo abituati ad essere, avere l'unica donna eletta sindaco nel nostro comprensorio sarà motivo di orgoglio per Gran Michele, motivo di orgoglio perché il cambiamento parte dalle donne, perché le donne sanno amministrare bene a casa, perché le donne sono quelle più pragmatiche, sono quelle più concrete e sanno, perché vivono sulla propria pelle le difficoltà della famiglia quando una famiglia si trova in difficoltà economica. E allora chi meglio di lei può in questo momento particolare, assieme a Raffaele, interpretare questo cambiamento, e chi meglio di lei e di Raffaele ci può guidare fuori da questa crisi nella quale ci troviamo? Vedete, poco fa c'erano anche altri sul palco che parlavano, nell'altro palco, e la cosa che mi ha impressionato un po' è vedere un ritratto molto grigio. Ma come si può pensare di parlare di cambiamento da quelle parti quando loro non sono per nulla il cambiamento, essendo che ci sono tanti, quando io ero piccolina, che siedevano nei banchi di consiglieri comunali, di assessori, di sindaco? Non è questo il cambiamento che Gran Michele si aspetta. E il cambiamento è diverso, il cambiamento è interpretato da questa squadra di donne, di giovani, ma veramente siamo un'altra cosa, un altro percorso, un altro motivo, e diceva bene Raffaele. Vedete, da un momento di crisi particolare si può uscire in tanti modi, si può uscire in avanti o si può restare fermi e regredire. Noi vogliamo uscire in avanti perché grazie alle idee che hanno, grazie alle idee che insieme svilupperemo, noi faremo in modo che questa città possa rinascere,
ripartendo dalle cose che dicevano sul sociale, sui fondi europei, sull'agricoltura, un'agricoltura che va aiutata, sostenuta in questo momento particolare, perché vive profondamente una crisi, oltre che la malattia della quale sta venendo colpita, nonché l'artigianato e tutte le altre cose di cui stiamo parlando. Ebbene, le eccellenze vanno valorizzate, ed è per questo motivo che noi vi chiediamo una mano. Dateci una mano a governare questa città, dateci una mano a fare in modo che possa essere punto di riferimento del Calatino, possa essere punto di riferimento con i nostri giovani, con Luisa Di Geronimo, con Raffaele, perché insieme sono convinta che ce la possiamo fare. E vedete, la cosa simpatica è che oggi si vota in modo diverso rispetto alla volta scorsa. Si vota mettendo una X sul nome del sindaco. Questa è la verità vera questa volta, e noi vi chiediamo di fare questo sforzo, di darci questa opportunità, di darci questa possibilità, di dimostrarvi che siamo capaci di governare, che Luisa, Raffaella, la sua squadra, queste giovani donne sono capaci di governare. Allora non aggiungo altro, perché giustamente gli altri devono parlare. Votiamo per questa squadra, votiamo per Luisa Di Geronimo, votiamo per il cambiamento, votiamo perché Gran Michele possa essere al centro di un progetto collettivo che è ancora più grande di noi. Grazie. Buonasera, grazie ai cittadini intervenuti. Vorrei chiarire qualche cosa. Da qualche giorno, da qualche settimana, qualche amico non mi saluta più. Chissà perché. Forse perché l'ho definito zavorra imbarazzante. Ma il messaggio, dico io, non era rivolto solo a lui, ma era rivolto anche ad altri che in maniera più intelligente e più furba di lui hanno fatto finta di niente, hanno glissato, come si suol dire in gergo. Un'altra questione che mi sono posto è quella di qual era l'elemento comune, il cemento che univa un ex comunista a uomini che hanno militato per anni nella destra, che sono stati seduti con me in consiglio comunale e che hanno criticato, si sono opposti alle scelte sciagurate di Salvatore Canzonieri. Quale poteva essere il cemento? L'elemento di unione, ve lo dico io qual è: è la bramosia di potere, l'avidità, il tenersi caro le poltrone. Questi signori, amici miei, pensavano di fare un matrimonio di interessi, ma come ben sapete i matrimoni di interesse durano poco, e questo matrimonio, cari cittadini, non sa da fare, perché la sposa è svampita e attempata e il resto della truppa assomiglia alla corte dei miracoli. Ma Canzonieri e gli amici suoi, qualche giovane geometra come lui, che parla male dei medici che sono candidati in questa coalizione, cosa ha da dire nei confronti di questi medici che sono conosciuti per serietà professionale, per dignità, a Gran Michele e fuori Gran Michele, che sono stimati da tutti voi? Nelle loro liste, e non c'è bisogno che ve lo ricordi io, sono presenti, non dico tutti,
ma alcuni tecnici che sono conosciuti malappena a Gran Michele, e non voglio aggiungere altro per non offendere nessuno. Di canzonieri cosa dobbiamo rimpiangere? Qual è questo passato glorioso al quale lui è rimasto legato? All'affare Sole, cittadini, l'ho detto in televisione, lo ripeto in questa piazza, solo uno scellerato poteva affidare l'impianto di pubblica illuminazione senza una gara d'appalto per 25 anni alla modica cifra di 600.000 euro. Paghiamo 50.000 euro al mese a questa ditta di Roma. Prima l'impianto di pubblica illuminazione veniva gestito da maestranze locali che potevano lavorare e guadagnare, veniva accudito, gestito in maniera puntuale e fatto per bene. Cosa dobbiamo rimpiangere a questo signore? Il piano regolatore con le palle, scusate il termine volgare, il piano regolatore che a secondo chi si presentava nella sua stanza c'erano alcune zone che diventavano edificabili e altre che non diventavano edificabili. Nella nostra coalizione l'elemento di guida è le regole, e le regole sono uguali per tutti, per noi come per voi. Le regole le stabiliamo assieme, le regole sono regole democratiche. Questo signore ci viene qua a pinnolare secondo lui, ma quei cittadini non sono fessi. Lui ci dice che ridurrà la TARSU. Ma la TARSU come la riduce? C'è una legge nazionale che la guida, probabilmente verrà modificata, si chiamerà adesso TARES, non dipende dal comune modificare queste norme, questi regolamenti. Casomai i cittadini, come stanno facendo a Gran Michele, fanno la raccolta differenziata, la fanno bene. Vi ricordo, signor Canzonieri, che i suoi compari di adesso, quando sedevano nella nostra amministrazione, stavano nella nostra giunta, si sono opposti stranamente alla raccolta differenziata, alla raccolta porta a porta, perché volevano che questo comune rimanesse un comune sommerso dalla spazzatura, come alcuni comuni vicini. Vi ricordo a tutti che questo orologio era fermo da anni, i cornicioni del comune erano pieni di erbacce. Cosa dobbiamo rimpiangere, signor Canzonieri? Questa piazza che era un immenso parcheggio e ora tu la vuoi riaprire al traffico veicolare? Solo un folle può affermare queste cose. Cosa dobbiamo rimpiangere? I debiti che hai lasciato. Ti abbiamo lasciato, o meglio, le vecchie amministrazioni democristiane ti hanno lasciato un bilancio con 7 milioni di miliardi di lire di attivo. Tu li hai sperperati e ne hai fatto altri 7 miliardi di debito. Questo dobbiamo rimpiangere, ti devi vergognare. Cosa dobbiamo rimpiangere? L'acqua pubblica, ma perché l'acqua ora che è? Privata, l'acqua rimane pubblica. Casomai dobbiamo rimpiangere quello che facevi tu, che ti nascondevi nei tuoi cassetti le bollette dell'acqua dei cittadini o della spazzatura, dicendogli che non lo devono pagare, tanto ci pensava lui. E poi qua il caro sindaco compagnone si è trovato tre cassetti pieni di bollette, e ai cittadini cosa è arrivato poi? Le more, le cose da pagare per questo signore che batte le mani sulle spalle a tutti, fa il sorrisino. Non vi dovete fidare da questi sorrisini, vi dovete fidare di persone serie, coerenti. E qua questa squadra ci sta mettendo la faccia, ci mette la dignità. A Gran Michele ci conosciamo tutti, ci conosciamo bene, e quindi cittadini, valutate queste cose, dovete decidere con serietà, con intelligenza. Non fidatevi di questi signori. Vorrei rivolgere anche un appello alle persone per bene, ce ne sono tanti che sono in quelle liste, che si sono fatti abbindolare da qualche vecchio lupo. Aprite gli occhi prima che sia troppo tardi. Canzonieri deve passare alla storia come un ricordo negativo di questa città, e come ho detto nel comizio di apertura, lui è un nostalgico, si sente un monarca, ma è fuori dal tempo. Ti devi ritirare e i cittadini te lo diranno il 9 e il 10 giugno. Per quanto riguarda il giovane Specchiale che viene da Catania portandoci questi progetti fantasiosi e realizzabili, gli vorrei dire che lui da noi è conosciuto solo per una cosa, per questo biglietto da visita che vi mostro, cari concittadini, per i decreti ingiuntivi che
che ha saputo fare al nostro comune, cari signori, sono atti pubblici, non sono fandonie, questa è la verità. Nessun professionista si è mai permesso di osare tanto. Compagnone, da buon amministratore, ha dato spazio, possibilità a professionisti, imprese locali per farle lavorare, ma questo signore si è rivelato invece un signore bravo solo ad architettare sistemi per lucrare sulle casse del comune. Non avrebbe dovuto fare un decreto ingiuntivo al comune al quale lui concorre per fare sindaco. Ma cosa farai tu se verrai eletto? Ma i cittadini non ti eleggeranno sindaco, ti farai pagare le tue parcelle, i tuoi decreti ingiuntivi esosi. Questo signore dovete sapere che ha messo in piedi un sistema articolato che non coinvolge solo il comune di Gran Michele. Ha fatto la stessa cosa con queste parcelle sose, con i conseguenti decreti ingiuntivi, anche a Scordia e ad altri comuni della provincia di Catania. Lo sfido a contraddirmi, questa è la realtà. Sotto questi progetti ci sta sotto un altro progetto diabolico, quello di prosciugare le nostre casse comunali e lasciarci in mezzo ai guai e in mezzo ai debiti. Quindi, cari cittadini, questo lo vogliamo evitare. Secondo lui, poi, e concludo, questo signore voleva giocarsi l'asso nella manica, ha fatto venire qua il signor Sgarbi, o meglio, come lo definisce lui, il professore, ma questo signore di professorale non ha nulla, si è dimostrato un uomo volgare e maleducato. Ha offeso la dignità e la moralità dei cittadini di Gran Michele. Questo signore che si sposta solo sotto laude parcelle, e lo ha ammesso lui pubblicamente, è ben conosciuto in Sicilia, perché questo signore ha fatto per anni il responsabile degli scavi archeologici della villa del Casale a Piazza Armerina, con risultati quantomeno deludenti. Ha fatto il sindaco di Salemi, in quel comune gli assessori famosi da lui nominati dopo alcuni mesi lo hanno abbandonato e lo hanno lasciato da solo. Infine quel comune è stato sciolto per mafia. Quindi il signor Sgarbi qua non deve venire, non abbiamo nulla da imparare con lui, né da lui e né dai suoi amici. Vi invito inoltre ad aprire gli occhi nei confronti del Movimento 5 Stelle. Questo Movimento 5 Stelle che, come abbiamo visto in campagna elettorale, è privo di contenuti e anche di candidati, si è affidato al suo grande leader, al leader nazionale, che è bravo solo a parlare male degli altri, e come ben si è visto questo signore, questo leader, non ha programmi né per lo sviluppo della Sicilia e né quantomeno per lo sviluppo dell'Italia. Su questo signore la gente aveva affidato tanta speranza, gli hanno dato circa il 25% dei voti gli italiani, ma questi voti sono congelati. La gente si è resa conto che è stato questa una delusione, e infine questo signore è un fallimento per tutti, verrà ricordato solo per le risate che fa fare e non per le sue qualità politiche. Dovete sapere che questo movimento sta perdendo grossi pezzi, i deputati che fanno parte del Movimento 5 Stelle si sono subito resi conto, almeno i più intelligenti, che all'interno c'è una mancanza notevole di democrazia, c'è una dittatura, solo lui deve gestire e deve indicare quello che si deve fare. Pertanto questo movimento ormai fra qualche mese secondo me non esisterà più, sarà solo un lontano ricordo. Vi invito invece, come hanno fatto gli altri, a votare per la nostra coalizione, a votare per Luisa Di Geronimo, perché solo con noi questa città può avere uno sviluppo vero e reale, perché
queste forze politiche si sono unite alla luce del sole, abbiamo chiesto a voi di scegliere chi doveva essere il candidato sindaco, abbiamo avuto da voi la conferma che questa era la coalizione giusta, la coalizione vincente, abbiamo trovato in Luisa Di Geronimo la mamma di famiglia, colei che in questo momento difficile ci può unire, ci può guidare, persona seria, capace, coerente e che ha le idee giuste, che è una persona di qualità che si confronta con la città e che ci può fare crescere. Io credo che questa campagna elettorale volge al termine e credo che si deve dare un senso alle parole, alle cose che si dicono, perché non si può, come dire, la politica è parlare, discutere, dialogare, dire parole e non dare senso a queste parole, perché da questo modo di intendere si può capire il significato di quello che noi vogliamo portare avanti, anche negli slogan che uno sceglie. Vedete, Luisa vi ha mandato in questi giorni una lettera, vi è arrivata a tutti. Slogan che ha scelto Luisa qual è? La città che vorrei per i nostri figli. Credo che questa fase raccolga il senso, il significato che in un momento così difficile, complicato, di grave crisi, c'è bisogno di unire, c'è bisogno di generosità, c'è bisogno di disponibilità. Ecco, Luisa Di Geronimo non si è candidata, non ha preteso di essere candidata. Luisa Di Geronimo è stata scelta dal popolo di Gran Michele delle primarie. Gli altri invece hanno voluto imporre la propria candidatura. Questo ha già un senso diverso, questo nasconde un egoismo, una voglia per, non lo so, per... Non riesco a trovare le parole da questo punto di vista, perché in questo momento c'è bisogno della collaborazione di tutti. Dalla crisi si esce se mettiamo il meglio, se ognuno fa qualcosa, un poco, se ognuno di noi ci mette qualcosa del proprio, perché vedete, in questi anni difficili a me fa piacere, fa immensamente piacere questa piazza e la grande partecipazione di tanti giovani impegnati. Io vi chiedo di esserci anche domani, di esserci sempre, perché la politica è partecipazione, la politica è lo spirito di stare insieme, la politica è la cosa bella per dare una soluzione positiva alla nostra comunità e ognuno deve essere sempre disponibile, deve essere sempre disponibile. Ecco, noi abbiamo parlato di partecipazione, condivisione, progetto, squadra, comunità. Comunità è la cosa più importante. In questo momento difficile c'è bisogno che creiamo una rete di protezione nella città, una rete di protezione nelle famiglie, una rete di protezione per i più deboli, una rete di protezione per le imprese. Dobbiamo creare quel clima di fiducia positivo, perché è una comunità dove non ci si fida l'uno degli altri, dove non ci si fida nessuno degli altri, non può andare avanti. Dobbiamo dare fiducia a Luisa Di Geronimo perché ha queste caratteristiche, ha questa disponibilità. Io credo che abbiamo scelto, non è uno slogan, è il principio di base del nostro progetto, che raccoglie il senso e il significato perché siamo tutti qua questa sera. Oggi nessuno si salva da solo e nessuno può stare bene davvero se gli altri continuano a stare male. Questo è il principio di base che ci ha mosso a stare insieme e abbiamo scoperto che stare insieme è piacevole, è bello e nelle diversità uniscono le cose positive. Vedete, io credo che un sindaco si distingue per la capacità che ha di mettere insieme una comunità. Io credo che da questo punto di vista, in questa nostra coalizione, ci sia l'esperienza, ci sia l'energia e l'entusiasmo dei giovani, ci sia la determinazione di Luisa, perché ci vuole determinazione. Luisa è una donna determinata, forte, combattiva, e dietro di lei chi c'è? C'è questo bello popolo, ci siete voi, non c'è nessun altro che non negli interessi generali della città. Io voglio chiudere con due parole: bellezza e tempo, perché di queste due parole una se n'è fatta un abuso in questa piazza. Lo sappiamo che Gran Michele è una città bella, lo sappiamo che Gran Michele è una città unica,
e ce l'hanno detto in tanti. Sono andato a guardare nel dizionario il De Gattoli che cos'è la bellezza. La bellezza è la qualità, la capacità di appagare l'animo attraverso i sensi, e quindi bello può essere un suono, uno sguardo, un'immagine, un'arte, immagine, il paesaggio, uno sguardo, un sentimento. Bello può essere una parola. E allora non si può parlare di bellezza usando parole sgradevoli. Non si può parlare di bellezza usando parole sgradevoli. E soprattutto non si può parlare di bellezza in questa città offendendo un bene comune della nostra città, che è l'arte di Luigi Gismondo, che è di tutti e non è di una parte. E quelle opere d'arte, Vittorio Sgarbi, sono del massimo di tanta gente che noi siamo onorati, dei nostri artisti di Gran Michele. Sul tempo. Si dice ogni cosa a suo tempo e un tempo per ogni cosa. C'è un tempo per essere figli, un tempo per essere genitori, un tempo per essere nonni. Vedi, caro Salvatore, canzoniere, perdere il privilegio di essere nonno della nostra comunità politica, definire sciocchi i propri compagni di strada, non ti fa guadagnare voti, ti fa perdere credibilità. E ora è arrivato il momento del cambiamento storico per la città di Gran Michele. Un sindaco donna, è arrivato il tempo di Luisa, di Geronimo, di questa squadra, della città di Gran Michele, dell'entusiasmo dei giovani, del cambiamento. E chiuderemo questa campagna elettorale con un'altra parola: dolcezza, la dolcezza dei cotturelli di Meli, che sono un vanto della nostra tradizione, delle nostre nonne, della nostra storia. Per l'ultimo saluto do la parola a Pippo Compagnone. Siamo finiti. Solo un saluto, solo un saluto. Mi sembra doveroso. Sì. È stato piacevolissimo. È stato un piacere ascoltare questo comizio, è stato un piacere ascoltare Luisa, ascoltare tutti voi. Io vi voglio dire solo questo. Voi sapete adesso che io sono andato in altri lidi, spero di poter continuare ad aiutare questa città come del resto ho fatto per 10 anni della mia vita. Lo farò con tutta la generosità e tutta la determinazione che ci ha sempre contraddistinto. Lo abbiamo già cominciato a fare, come voi sapete è stato di questi giorni il decreto che salverà per l'ennesima volta questo comune, perché non solo pioveranno qualcosa come 1.100.000 euro per il pagamento delle nostre imprese, ma abbiamo salvato perché non c'è. Sì, abbiamo finito. Vabbè. Grazie a tutti, grazie. Votate Luisa, grazie. E ora il cotture dei Meli ci sono davvero. Non ti senti.